Come possiamo metterci in relazione con gli adolescenti? Come sapete, io passo molto tempo con gli adolescenti, cui voglio particolarmente bene, perché dedicandomi a loro è come se mi dedicassi a quell'adolescente irrequieto, insicuro, inibito, bloccato, timido, come direbbero oggi sfigato, che girava per le vie di Verona alla ricerca della sua identità, di uno scopo della vita, dell'autostima, di amicizie, di affetto, eccetera, eccetera. Ed è proprio per quello che vorrei ritornare a parlare degli adolescenti, dando ulteriori spunti di riflessione su come noi possiamo, genitori, relazionarci con loro. Ovviamente questo vale anche per gli insegnanti, gli educatori e tutte le persone che hanno a che fare con questa particolare età della vita che si chiama adolescenza. Per creare una positiva relazione con gli adolescenti, innanzitutto bisogna essere presenti al loro presente. Ma dirò di più, essere presenti soprattutto nei momenti difficili e soprattutto quando loro sono predisposti ad incontrarsi con noi. Ogni genitore dovrebbe essere come Houston, ovvero sia una base sicura. Loro sono Apollo 13, 14, 15, 16, 17 e dovrebbero sapere che quando hanno bisogno di aiuto possono rivolgersi a Houston. Una seconda caratteristica per entrare in relazione è di essere pazienti, ma soprattutto lungimiranti. Comprendere che quello che stanno vivendo è semplicemente una fase. Essere lungimiranti nel capire cos'è l'adolescenza. Collegarsi alla nostra adolescenza, capire che ci sono delle fasi normali, fisiologiche, che passano, che l'adolescenza non è uno stato permanente, perlomeno così dovrebbe essere, ma semplicemente un su e giù, giornate buie, giornate oscure. La pazienza è davvero la virtù principale dell'educazione e la pazienza deriva dall'amore. Più siamo capaci di amare, più diventiamo pazienti. Terza caratteristica è sviluppare una capacità di ascolto autentico. Si può ascoltare in modo distratto, si può ascoltare avendo già la risposta pronta o si può ascoltare facendo un vuoto dentro di noi, facendo sì che la realtà dell'altro entri dentro di noi. Magari una realtà che non ci piace molto, magari ci vengono a raccontare qualcosa che è contro i nostri valori, è contro il nostro modo di intendere la vita. Eppure, se un adolescente ha il coraggio di raccontarci esattamente quello che prova, che vive, significa che veramente si fida di noi, che veramente sa di trovare in noi non il dito puntato, ma due grandi braccia che lo aspettano all'incontro della sua umanità. Un quarto aspetto per entrare in relazione con gli adolescenti è dare l'esempio personale. Come diceva Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere negli altri, nel mondo. In effetti, se noi vogliamo insegnare che cos'è l'autostima, dovremmo essere i primi a fargli capire che la viviamo. Se vogliamo trasmettere il senso della razionalità, dovremmo noi stessi porci in modo razionale davanti ai loro scossoni emotivi. Un quinto punto è di nutrire fiducia e speranza. L'anticipazione della speranza fa sì che le cose si realizzano. Questo è uno dei concetti più belli, ma soprattutto più veri, che tutti i grandi educatori, citiamo Don Bosco, Baden-Powell ad esempio, avevano intuito. Anticipare la speranza e la fiducia è il modo migliore perché in queste ragazze e ragazze fiducia e abbondanza crescano in abbondanza. Infine, sesto punto, essere autorevoli ma mai autoritari o permissivi. L'autorevolezza è l'irradiare chi siamo e trasmettere dal profondo della nostra persona quei valori, quei significati, quella fiducia, quell'ottimismo, quel senso del mistero che abbiamo in qualche modo penetrato nel corso degli anni, quella ricerca costante di andare verso le stelle, di andare verso l'infinito, di far comprendere che in questa vita c'è qualcosa di meraviglioso che ci aspetta e che noi siamo immersi in questo viaggio insieme a loro, che anche noi siamo ancora delle persone che stanno maturando, che stanno crescendo, che stanno comprendendo e che hanno davvero la curiosità di ammirare il cielo stellato. Vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato e il viaggio continua.